nostro lavoro in questo quartiere molto complesso, che è questo della periferia est di Napoli, ha acquistato una forza e un'importanza nel tempo. Nel senso che quando 6 anni fa sono arrivato per puro caso in questa zona che per me altro non era che una comune periferia come le periferie della città, ma che in realtà aveva nel suo substrato sociale un'identità storica antichissima. E di questa identità ancora si poteva capire che c'era una cellula nelle persone. Il Natale della Resistenza è un progetto articolato su diversi piani narrativi. È innanzitutto un concerto spettacolo, cioè fatto di musica, quindi di canto, di suono e di recitazione. L'elemento fondante di tutto il progetto di Natale della Resistenza è la presenza di una corale, che è la Corale per San Giovanni, che io ho costituito quando sono arrivato qui per la prima volta. È una compagine corale molto particolare, perché non è fatta innanzitutto di professionisti, ma di persone, potremmo dire, analfamusiche. Però hanno una innata capacità musicale. Siamo riusciti a far riemergere in una seppur piccola comunità di partecipanti alle nostre attività questo elemento storico, questo elemento identitario, questo elemento di tradizione. L'arte, come la cultura in generale, serve, è indispensabile, è fondamentale, perché aiuta le persone a mettersi in contatto tra di loro, perché prima di tutto si mettono in contatto con loro stessi. Bellissima la collaborazione di un gruppo orchestrale di professionisti col quale operiamo da anni insieme alla corale, che è splendida dal punto di vista umano, della passione, del divertimento e anche delle libagioni che portano alle prove. Natale della Resistenza è un contenitore dal quale prendiamo, nel quale mettiamo, nel quale modifichiamo delle cose, e per me è uno spettacolo contemporaneo perché, lo so che sembra un gioco di parole, perché contemporaneamente c'è tutto. C'è la musica antica, c'è chi sente il jazz, chi sente la musica popolare, chi sente la musica contemporanea. Per noi la resistenza è quella dei dopoguerra. No, la resistenza oggi è la sopravvivenza ad una minaccia di natura assolutamente globale, come appunto il coronavirus. Ecco, quindi ho pensato che questo concetto di resistenza, non più soltanto storico ma attuale, si dovesse affiancare ad un altro concetto che ha una sua ritualità, che è quello del Natale. Non è soltanto, che vogliamo, un evento religioso, ma è qualcosa che ha a che fare con la ripartenza e la rinascita, e ci dà la forza e l'opportunità di ricominciare, riscattarci, migliorarci, ma soprattutto fortificarci. Il Beggars possiede circa 4.000 costumi ereditati da una sartoria romana, e quindi questo patrimonio per noi è molto importante, anche continuare la tradizione materiale oltre che immateriale della cultura. Questo è il motivo per cui abbiamo creato dei laboratori permanenti. Ho fatto lavorare i ragazzi come se stessimo facendo una sorta di collage in pratica. Camice come paradigma del lavoratore in lotta, ma che conserva anche ovviamente dei segni religiosi, oltre che di slogan rivoluzionari. Basta vedere la fine della sigla di un telegiornale abbinata alla sigla del prossimo programma, intervallata da uno spot di pubblicità, sentiamo 200 anni di storia della musica in 2 minuti. Tra le varie cose, Natale della Resistenza è anche questo, cioè anche la presenza di tutte le epoche e di tutti i linguaggi. È per questo forse che è sempre attuale, è per questo forse che sempre ci divertiamo a farlo. Resistere e scegliere di resistere culturalmente vuole dire cominciare a non accettare tutte le forme di prepotenza che il potere, sia quello costituito che quello non costituito, oggi esercita sull'essere umano. Le persone che decidono di resistere innanzitutto devono usare bene le parole. Allora, resistenza è una parola che va usata bene, ma soprattutto è una parola che va difesa, perché alle volte il potere si sa anche travestire e finge di resistere. In realtà quello che lui considera resistenza è mantenere il proprio potere.